Dunque, la festa è un dovere, anzi più che un dovere, è una necessità che non viene da una costrizione esterna, ma è un dovere che è imposto dall'interno, è un dovere che è imposto dall'amore. In macchina verso la Sicilia come Ina Sedica, a spasso per Miami come Elena Barolo, in un ristorante di Montreal come Elena Santarelli, Pasqua di vacanze e di tweet per le nostre star in caccia delle sue forme statuali. Per il momento ci si deve accontentare dei suoi idei di viaggio dalle stesse donati agli ammiratori. Magda Gomes ha scelto il fresco dell'Austria, ma lì si sa, è il suo nobile principe azzurro che la reclama, specie nelle feste comandate. Se la venisse accolta, sabato 10 dicembre sarebbe la data fissata per la giornata degli sconti tricolore, con saldi almeno al 20%. Sono anni che l'associazione chiede la liberalizzazione delle vendite promozionali, invitando anche i sindaci ad organizzare incontri tra le associazioni dei commercianti e dei consumatori. In attesa di sapere se si potrà fare shopping a buon mercato, non resta quindi che aggiungere desideri sulla lettera per Babbo Natale. Visto che li lasciava sul banco! E non ti succederà niente! Sì, molla ora! Molla quei testimoni! Chi siamo noi? Che ci diciamo noi? Nel sonno spalancato sul silenzio. Noi donne sentiamo spesso tutto il peso della responsabilità di rispettare e far rispettare a tutto l'entourage familiare quegli eventi periodici che tanti chiamano le feste comandate, sì, tipo il Natale, il Pasqua, nel senso ci sobbarchiamo una serie di, che ne so, la grossa spesa del Natale, poi le scucinate, e a te questa cosa piace oppure ti capita a volte di chiederti ma chi me l'ha fatto fare? Sì, insomma, me ne andavo al ristorante e stavamo tutti più leggeri. No, quella cosa no, però tante volte penso me potevo moderare, cioè ho fatto talmente tante cose che poi durano settimane, invece okay, mi potevo moderare perché pare, a me sembra che poi la gente, cioè che non ci sia roba da mangiare, capito? La paura mia è che la gente poi si lamenta che a tavola non c'è nulla, invece... Specializzata nella fettina panata, e lei scongelava anche 30, 40, 50, anche 100 fettine panate. Basteranno? Boh, 10 di noi, famole un altro pacco da 100. Non sia mai ci viene un languore. Ti risulta che siamo noi di solito a occuparci di, appunto, dice dobbiamo fare il pranzo di Natale, dobbiamo fare il cenone di Capodanno, e poi allora compra anche l'agnello, compra anche quello, compra... Ho detto l'agnello per fare un esempio, ma non tutte le cose anche della tradizione, sì, no? Devo essere sincera, fino adesso non mi è mai quasi mai successo, perché ci sono stati i miei genitori, mia suocera, per cui se ne sono impegnati loro. Il timone ce l'avevano loro finora. Sì, sì, okay, sì, anche perché facendo i turni non è che mi posso imbarcare a promettere, okay, che faccio una cosa e poi mi cambia il turno. Senti, ma rispetto proprio all'idea di organizzare queste feste, ti piace questa tradizione? Sì, sì, no, mi piace. Ok, non la vivi come un peso? No, la fatica si sente dopo, però quando c'è da fare uno fa. Ti piace? Mi piace, sì. Quasi sussurrando che tutto parte di noi, sembra tutto accendersi come con le luci di Natale. Organizzare. E in queste occasioni che ruolo gioca tuo marito? Nel senso, ti dà una mano, aiuta anche lui nelle decisioni, che ne so, quest'anno andiamocene a sciare, non dico una cosa, no, anche a lui piace comunque, sì, no, è tranquillo, sì, Fabio, è tranquillo, quello che, insomma, basta che stiamo bene, poi non... E Martina finora come se le vive queste feste comandate? Tranquilla, ok, anche a lei piace, sì, tranquilla.
Benissimo. Noi donne sentiamo spesso tutto il peso della responsabilità di rispettare e soprattutto far rispettare a tutto l'entourage familiare quegli eventi periodici che chiamiamo comunemente feste comandate, tipo il Natale, la Pasqua, il Capodanno, e chi più ne vuole più ne metta. Adesso si sono aggiunti San Valentino, la festa della mamma, dei nonni, della donna, tutte queste feste. A te capita di chiederti chi le ha comandate in finale queste feste? Insomma, qualche volta ti viene il dubbio se valga davvero la pena di organizzarle come vuole la tradizione o se si possono anche trasgredire? Ma io guardo queste feste nel massimo le odio. Le ha comandate probabilmente oltre la chiesa, sono un po' le nostre antenate, perché le nonne, le bisnonne, così, e noi continuiamo praticamente a portarle avanti come se non si potesse spezzare questa catena che si deve fare, sa da fa. Ho fatto di tutto per cercare di cambiare lo schema del gioco, ma voi siete duri, troppo duri, come quello con i capelli viola. Non vi ferma nessuno, come degli schiacciassassi. Ma non mi vengono mai dei dubbi a voi, eh? A nessuno gli va. Tutti quanti alla fine dicono, oh, meno male che sono finite, eccetera. Quindi io non è che le rispetto molto, anzi cerco proprio di non rispettarle. Che poi ho anche, diciamo, verificato, avendo lavorato molti anni in un CRAL, dove raggruppava molti lavoratori, molte famiglie, ma specialmente donne, che prima di queste feste venivano a lamentarsi. Quindi io a un certo punto ho detto, scusate, perché lamentarvi? Sottraetevi da questa incombenza stupida che vi porta nei supermercati, fare le spese mastodontiche, le spacchinate sfinenti, che poi si butta via un sacco di roba, eccetera, e poi non fa felice nessuno. Ho detto, andatevi a fare una bella vacanza. Allora, spiazziamoli! Provate a fare una cosa diversa dal solito! E molte di questi mi hanno ascoltato e la soddisfazione è stata che poi al ritorno dalla vacanza, diciamo, che implicava questa festa dove loro si erano sottratti, mi sono venuti a ringraziare. Per me è stata una grande soddisfazione, ma anche per loro penso che sia andato meglio così. Sono riusciti a viversi questo periodo di vacanza, diciamo, non comandata da altri, ma come una scelta loro di riposo e di relax. Quindi ben venga questo, no? Spezziamola questa catena. Per cambiare, no? Noi che... Certo, magari facendoci anche furbi, approfittiamo dei momenti in cui tutto si ferma così, ma per fare delle scelte che siano nostre, non per forza lo strufolo, no, la torta di Pasqua, ma chi l'ha detto? Magari mi va una spaghettata agli olio. Brava, anche perché poi, tra l'altro, in questi momenti di crisi, oltretutto, ancora di più praticamente, non possiamo andare dietro ai supermercati che un mese prima di Natale mettono tutti i prodotti, ci attirano tutte queste cose, eccetera. Per cui spezziamo questa catena. Benissimo, brava, hai detto proprio bene, hai messo l'accento sul fatto che poi questa catena viene dall'alto, ma noi ci incarichiamo di farla rispettare. Che manipolatrici saremmo altrimenti, no? Mannaggia. Facciamo le manipolatrici di armonia, devo star bene. A proposito di scelte e decisioni, perché adesso parlavamo di, appunto, decidere, scegliere una cosa piuttosto che un'altra, noi donne sentiamo spesso il peso della responsabilità, fra virgolette, di rispettare e far quindi rispettare al nostro entourage familiare quegli eventi periodici che spesso si chiamano feste comandate, tipo Natale, Pasqua, Carnevale, le feste quelle decise che stanno già nel calendario. A te capita di chiederti ma chi le ha comandate queste feste? Sì. Spesso per tanti motivi, rimanendo nel tema spesa, che è il primo per il quale si svolge, diciamo, questo dibattito, sicuramente quando si avvicinano le feste comunque è impossibile entrare dentro al supermercato, perché se tu devi entrare per comprare soltanto 2-3 panini per cena, comunque c'è un caos che sembra che sia scoppiata una guerra, quindi lì mi chiedo ma che serve tutta questa abbondanza, tutta questa sto caos, perché quando uno si può riunire, però poi fa sempre soltanto una spaghettata, come si può fare in ogni momento, insomma, che uno si può riunire in famiglia, non è necessariamente vedo delle cose che sono troppo imposte, quindi lì
Quindi pensi che non sia un delitto a volte trasgredirle o... No. Non siamo obbligati, insomma. Sì. Noi donne sentiamo spesso il peso e la responsabilità di rispettare e far rispettare quegli eventi periodici che si chiamano feste comandate, tipo Natale, Pasqua. A te capita di chiederti chi ti ha comandato queste feste? Insomma, qualche volta ti viene il dubbio se davvero valga la pena organizzarle per vivere come prescrive la tradizione oppure senti che è giusto rispettarle a prescindere? Ma guarda, io per tanti anni ho pensato che fosse giusto rispettarle così, proprio perché così si fa, così si deve fare. Poi, visto che sono un periodo piuttosto stressante un po' per tutti, tant'è vero che sempre più frequentemente si sente dire mamma mia adesso sto Natale, speriamo finisca presto, finisca presto significa che poi insomma tutta sta gioia, sto relax, sta pace nei cuori, questi periodi non lamentano, sta felicità presunta. Cioè, quindi comunque appunto poi ho imparato che a dare la precedenza allo stare bene mio e di chi mi sta intorno, quindi no, ho visto anche che quando le trasgredisco, cioè nel rispetto le tradizioni, non si offende il cielo, non casca il cielo, quindi insomma si può fare. Sì, può fare! Magari vedere le persone con cui hai piacere di stare in momenti più rilassati per tutti, Come abbiamo appena sentito, qualcuna di noi riesce a volte ad opporsi a qualcuno dei tanti condizionamenti comportamentali ai quali veniamo sottoposte tutte quotidianamente, secondo schemi che, come vedremo adesso, sono appositamente studiati dai più potenti centri di ricerca mondiale. E normalmente le istituzioni che sono vitali e hanno molto potere definiscono quel ruolo attraverso una lista di valori. Questo vale per la Chiesa, per la scuola, per tutte le istituzioni che hanno potere sulle persone e le plasmano. Così è la corporation. Ci fornisce una lista di valori, una specie di ruolo del bravo consumatore. Like the waters of a mighty ocean, people also represent a tremendous force, the understanding of which is of greatest importance. This force is known as consumer power. Lo scopo delle corporation è massimizzare i profitti e le quote di mercato. E per questo devono agire sul target della popolazione, che va trasformata in una massa di irrazionali consumatori di beni di cui non hanno bisogno. Vanno sviluppati i cosiddetti desideri creati. Quindi devi creare dei desideri. Devi imporre alla gente la filosofia della futilità. Visto che molto spesso siamo noi donne che un po' manipoliamo, eccetera, per le feste, dopo come dici nella domanda? Chiaramente poi dopo ci lamentiamo, ma tu non hai paura che non partecipando a questa kermesse festiva mamma si offenda? Sì, in realtà ecco, una cosa che ancora non ti avevo detto è il fatto che mi sottraggo appunto adesso, ho deciso che se mi va partecipo, altrimenti se non mi va non mi sento obbligata appunto dal comando delle feste. Però in qualche modo uso una scusa, questo è sinonimo appunto di avere bisogno di pararsi dietro a qualcosa, quindi non arrogarsi il diritto così tu cuor di fare quello che si ha piacere di fare. Tant'è vero appunto che uso spesso la scusa del lavoro per sottrarmi. Sì, hai detto bene, per non offendere qualcuno. E poi questo qualcuno, come dicevi anche nella domanda, di solito sono le mamme che appunto si incaricano, le mamme, le nonne, insomma la compagine femminile che si incarica delle feste vengano rispettate. Certo. Cioè per esempio, mangiava a casa, appena mi metteva a tavola, arrivava mia madre, no, appena si va a cominciare a mangiare, arrivava mia madre e diceva no, fermo, cioè prima di mangiare c'è la preghiera, ringrazia Gesù per il cibo che ti ha mandato. Io dicevo Gesù, ti ringrazio per il cibo che mi hai mandato e mandalo a tutti i bambini buoni. Cioè, capo già sul fatto se mi mandarlo solo ai bambini buoni, a me non mi è mai piaciuto. Cioè, se un bambino è vivace, certo. Pure se è cattivo, mica lo fai morire di fame. Ma... Però non diceva niente, mi stava zitto. E ringraziava. E ringraziava Gesù, che dice, meglio non lo contraddico, chi sta a me mi fa mangiare, meglio che mi stavo zitto. Poco me ne importa, che i bambini cazzi con Gio Mano, passano un mano a me. Però non mi piaceva tanto, però mi stava zitto, dico, vabbè.
Era proprio un periodo come mo, Natale, Capodanno, non mi ricordo, no? È comunque festività. E se una scuola, la maestra ci fa fare letterina a casa, a tutti quanti, no? Ci fate la letterina ai genitori, tutti quanti per Natale. A noi c'era mangiare Gesù, quindi è una cosa. Allora ci ho fatto un'indagine mia, no? Per vedere chi è che mi deve mangiare veramente. Io una volta per sempre sa chi è che me ne mangiare. Allora mi ha fatto un giro proprio a due macellai, a due salumiere, no? Ah, proprio un'inchiesta? Sì, un'inchiesta, sono venuto a capo sempre a due salumiere, scusate, io volevo sapere un'informazione. Quanto la spesa i troisi? Chi è che viene a papà? Chi lo paga? Però visto qua, ma guardate, qua viene sempre il signor Troisi, vostro padre, viene a pagare. Cito, ma siete sicuri che non è venuto mai Gesù a pagare qualcosa per me? Cioè, no, vi giuro, non è mai venuto. Dico niente proprio, una bottiglia di vino, per esempio, un salame, una cosa, è venuto Gesù a... Cioè, no, sempre vostro padre. Cito, ma proprio sicuro, cioè, voi me lo garantite? Ti dico, guardate, a me non è mai venuto a pagare Gesù, non lo so se è mia moglie, ma mo ci ho chiesto, a mia moglie, ha detto, Carmè, scusa, è venuto mai Gesù a pagare con dei troisi, sta per... No, non era andato. Ah, signore, è uscito fuori, ha detto, no, guarda, sempre tuo padre è venuto, cioè, Gesù non è venuto mai a pagare niente per voi. Dico, vabbè, allora... Poi mi ha reso pure conto, cioè mi ha ricordato di mio padre, cioè quando si va a tavola e ringraziava, sa Gesù, grazie per il cibo che mi ha... Ma mio padre lo voleva un po' strano, cioè come se si dispiaceva, capito? Come se si avesse visto tolto qualche cosa. Dice, ringrazio di Gesù e non ringrazio me. Tu e io che vado a faticare, che mi faccio... Sì, ti porto un magnato, tu... Era un ringraziamento grande a Gesù, no? Non ti sembra, era... Tu pensavi proprio che Gesù pagasse io pane e mortadella? Io pensavo che Gesù che fa spesa e poi portava tutto quanto, la roba, capito? C'ho pane, c'ho salame, c'ho roba. Dico, vabbè, allora lo ringrazio perché chi se mi porta... Insomma, invece, capito? Era mio padre, però perché mi ci sono ringraziato a uno che... Chi siamo noi e dove andiamo noi nello sbadiglio immenso di Milano? Chi siamo noi? Che ci diciamo noi? Nel sonno spalancato sul silenzio.